Benvenuti amici di Vino per questa nuova, nuovissima puntata dedicata a un primo piatto. È primavera, inizia a sentirsi l'aria di primavera, non è ancora completamente la primavera. E noi ci prepariamo con un piatto tipico della tradizione primaverile italiana, ovvero fave, che è un ortaggio primaverile, e pecorino. Meraviglioso, faremo uno spaghetto di Gragnano con fave e pecorino che potrà veramente far leccare i baffi ai vostri ospiti. Ci vediamo come sempre subito dopo la nostra fantastica sigla. Carissimi amici, vi do la ricetta per due persone, ovviamente poi voi la raddoppiate, triplicate, quadruplicate a seconda dei vostri ospiti. Ecco, abbiamo per due persone circa 600 grammi di fave, che ovviamente verranno pulite, quindi avremo circa 200 grammi di fave, 250 grammi di fave a frutto netto. Poi abbiamo bisogno di circa 100 grammi di pecorino stagionato, grattugiato, e 160 grammi di spaghetti. Se mangiate di più ne mettete qualcuno in più. Un pizzico di pepe e la ricetta semplicissima è già pronta. Allora, iniziamo con le fave, come vi ho detto. Tipico ingrediente primaverile, la prima cosa da fare è pulire le fave, quindi bastano le manine. Prendiamo una ciotolina dove poter mettere il frutto della fava, quindi con le nostre manine andremo a togliere il frutto, guardate, semplicissimo, delle fave. Ovviamente non è che vi tedio e mi metto a pulire tutte queste fave mentre voi guardate il video. Ovviamente le bucce delle fave, ricordatevelo, gli antichi che facevano le buttavano nel terreno. Se voi non avete terreno, tantissimo terreno a disposizione, perché sono ricche di elementi minerali fondamentali per la crescita dell'orto estivo, buttatela nella compostiera, non le sprecate. Queste sono anche fave biologiche, sempre per i mattacchioni. Faccio vedere lo scontrino, fave, simbolo biologico. Le ho pagate a 3,79 euro il chilo. Quindi continuerò a pulire le fave. Guardate, qui c'è frutti un poco più grandi, guardate che belli, per poi andarle a sbollentare in acqua. Ed eccole qui le nostre fave pulite. Cosa andremo a fare? Le andremo a sbollentare in acqua precedentemente salata per circa 2-3 minuti. Quindi mettiamo a bollire. Trascorsi 2 minuti esatti di tempo, andremo a scolare le nostre fave in acqua ghiacciata. Guardate, se volete potete anche aggiungere del ghiaccio, ma comunque l'acqua è già bella ghiacciata, per preservarne il colore. Guardate che meraviglia, che meraviglia, che colori, che profumo. A questo punto andremo a privare le nostre fave della cuticola, quindi facciamo una piccola incisione e le liberiamo, così almeno le più grosse, perché magari dà un po' fastidio, guardate. E quindi lo so che ci vuole un po' di pazienza, se volete mangiatele con tutta la buccia, fanno anche bene, però le più grosse vi consiglio, almeno le più grosse vi consiglio di eliminare la cuticola, e potrebbe, insomma, non essere molto gustosa al palato. No, non ci vuole un granché. E pian pianino le liberate tutte o quasi dalla cuticola.
ho pulito le fave, le più piccole, come vi dicevo prima, le ho lasciate in diciamo in con la buccia, perché è delicatissimo. Le più grosse, guardate, le ho pulite bene. Il pecorino grattugiato l'ho inserito nel nostro mixer. Adesso che farò? Una spruzzata, una grattugiata di pepe nero, ecco qui, così va bene, che ci sta sempre molto bene. Andrò a prendere l'acqua di cottura, nel frattempo ho messo l'acqua per la pasta, che sta quasi bollendo, quindi tra un po' butterò la pasta. Prendo una bella mestolata di acqua, la butto all'interno del nostro mixer, ecco così va bene, e lo vado ad azionare. Chiudo bene, ecco qua, e lo azionerò. Se c'è bisogno, guardate, ancora aggiungo un'altra mestola di acqua per farlo più cremoso. Eccola qui, abbiamo ottenuto una crema di pecorino che si abbinerà degnamente con le nostre fave. Perfetto, carissimi amici, mentre la nostra pasta sta per essere pronta, andremo a mettere un filo d'olio extravergine in una padella, lo andremo semplicemente a riscaldare, quindi al minimo, verseremo le nostre fave e poi salteremo leggermente. Andremo a saltare leggermente in padella. Fave e olio fanno un profumo che non vi potete neanche immaginare. Benissimo. Gli spaghetti sono quasi pronti, li sto per scolare. Vi risparmio il video della scolatura degli spaghetti. Adesso li vado a scolare. Ho lasciato un po' di acquetta che mi servirà per continuare a fare la cremina. Verso i nostri spaghetti, vi ricordo, pasta di Gragnano, eccolo qua, rigorosamente cotti al dente. Vado a saltare, ecco qua, nel frattempo io giro anche i video per Instagram. Venitemi a visitare sulla pagina di Instagram Vino di Vino. Guardate che meraviglia, ecco le fave. Ed è arrivato il momento di unire la crema di pecorino che abbiamo realizzato prima. Eccola qua. Perfetto. Meraviglia delle meraviglie. Adesso andiamo ad amalgamare bene. Ecco qua, guardate che spettacolo, è meraviglioso, guardate che profumino e che crema. Aspettiamo che la crema si addensi un altro po' e poi possiamo servire
il nostro piatto. Ed eccolo qui il nostro piatto pronto e finito, ed è pronto per finire nelle vostre pance. Io l'ho un po', come dire, decorato a mio piacimento. Adesso lo andrò a sformare per voi. Eccolo qua. Perfetto, guardate che meraviglia. Ed ecco qui. Fave, pecorino e spaghetti di Gragnano. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube e mi raccomando continuate a seguirci con l'affetto che state dimostrando in questi ultimi giorni. Adesso zoom un po' per farvi vedere il piatto. Guardate, è meraviglia. Se volete lo completate con un'altra spolveratina di pepe che non ci sta mai male. E buon appetito da Pino Divino. Ciao amici!